Aiuto! Dopo questo mi posso andare a seppellire. Comunque, dicevo, questo è il set di pennelli e si apre in questo modo. Ecco qua, con sempre la fascetta protettiva e questo è il set. Allora, vi dico già che in questo punto qua manca questo pennello qua. Allora, perché l'ho tolto? L'ho tolto perché questi geniacci di Zoeva hanno creato questo set di pennelli che di sé per sé è buono, molto buono. Però il fatto è questo, che hanno messo questo pennello bellissimo a ventaglio proprio sulla piega del pennello. Cerco di farmi capire meglio. L'hanno messo qui. Tac. Quindi voi quando chiudete, cosa succede? Il pennello si piega tutto e quando vi arriva a casa lo trovate tutto. L'ho trovato tutto così perché mi ha dato lievemente noia. Comunque scherzo, basta tenerlo in forma un pochino su un piano pari e vi ritorna immediatamente pari, non ci sono problemi. Allora, parliamo un attimo di questo pennello qui, che è quello che mi ha stupito di più del set, diciamo, anzi è il secondo, ce n'è un altro che mi ha stupito di più. Allora, è molto molto folto, vedete? Per essere poi un pennello a ventaglio è molto folto, il che non è semplice. E l'ho adorato per mettere il blush molto naturalmente, cioè per dare un effetto naturale, e per il contouring. Veramente mi piace tantissimo. È grande, vedete, guardate in confronto alla mia mano. È grande e è morbido, morbido, morbido. Sono sempre setole nere e setole beige, non proprio bianche queste. Molto, molto morbide, veramente. Fidatevi che questo è veramente un bel pennello. Poi vi mostro la meraviglia di questo set. Allora, senza dubbio, la meraviglia di questo set è questo pennello. Allora, questo pennello ovviamente è da Polveri ed è similissimo ad un pennello della MAC, intendo esteticamente. Allora, è composto da setole nere e poi il pezzettino in setole bianche, oramai famoso in tutto il web. Allora, è morbidissimo, fidatevi, è il pennello più morbido di tutti i set che ho preso io di pennelli. È eccezionale, guardate, cerco di farvelo vedere. Non è proprio compattissimo, nel senso le setole non sono proprio tantissime, vedete, così sono molto più compatte. Però io mi ci sto trovando molto molto bene. Ad esempio questo ho visto che nel web lo usano anche come fondotinta per stendere il fondotinta liquido. Vi saprò ridire, io per il momento mi sto trovando molto bene con la cipria e mi piace davvero tanto. Questo qui è veramente veramente bello. Poi si hanno due pennelli, uno da blush, che è questo, sempre a setole nere, e rimane molto in forma, devo dire, questo pennello, nonostante la custodina, che non è proprio al massimo. È sempre rimasto abbastanza in forma e è morbidissimo, morbidissimissimissimissimo. E si ha poi il pennellino più piccolino di tutti, ed anche questo è morbido, non come nel set di prima, questo, che quello più piccolo era più duro. Questo è allo stesso livello del pennello da blush. Poi, questo set poi è composto da tutti da pennelli in peli di martora, quindi comunque i migliori in assoluto, perché anche i migliori make-up artist hanno tutti i pennelli in peli di martora. E che peli di martora! Quindi, sono i classici pennellini da ombretto, li avete già visti mille volte, non ve li sto a fare vedere. L'unico che ci tengo a farvi vedere è questo, che non avevo mai visto in vita mia, ed è praticamente un tipo un semicilindro sezionato obliqualmente, vedete? Così. Ed è pieno, vedete? È molto buffo, tra virgolette, ed è. Mi ci sto trovando bene, è carino. Lo sto utilizzando un po' per stendere l'ombretto, tipo in questa parte qua, e come highlight mi sembra buono, veramente. Sono tutti molto morbidi come pennelli, e quindi se qualcuno, come dicevo, cerca dei pennelli morbidi, questo fa per voi. Allora, sinceramente vi dico un pochino di prezzi, perché capisco che voi vedete questa review ma non sapete quanto costano. Allora, questo set qua di pennelli costa 19,95 euro, mentre questo qua che vi sto facendo vedere ora, che è il
18 TLC, costa 29,95, quindi c'è una differenza di 10 euro. Poi in questo set poi il resto sono i classici, c'è un pennello d'eyeliner da labbra, c'è questo che è particolarmente di precisione, guardate, guardate quanto è fine, non so nemmeno se lo potete vedere, molto molto da precisione, che è questo, e poi il classico pennellino che vi ho mostrato prima, quello componibile da labbra. E questo è il set, questa è la custodia sempre in ecopelle, però è molto più morbida rispetto a quell'altra ed è colorata argento. E voilà! E siamo a due set di pennelli. Adesso vi mostro il set di pennelli che sinceramente non ho mai visto da nessuno aver fatto la review. E io l'ho comprato perché mi piaceva. Allora, qual è questo set di pennelli? Si chiama Pur Elegant Pencil Set ed è questo. È il set di pennelli bianco professionale perché tutti questi sono marchiati Zoeva. Vedete Zoeva qua. Però ci sono due set di pennelli, che è questo e un altro che si chiama Makeup Artist Professional Pencil Set, che si chiamano Zoeva Professional. Non so se vedete. Vedete? Zoeva Professional. Anche sul sito sono marchiati come Professional. Allora, questo set di pennelli si apre premendo questi due pallini e estraendo appunto la fascia. Allora, il set si presenta così, con queste due fasce protettive per i pennelli. Adesso ve li faccio vedere un po' meglio. Allora, i pennelli sono questi. Come vedete, questi qui due sono in peli di capra, quindi assolutamente buonissimi. Il pennello da fondotinta, abbiamo i pennelli da ombretto, patapà. Anche qua alcuni da correttore. Scusatemi, alcuni da correttore, il pennello a ventaglio da labbra e un altro da eyeliner. Allora, mi ero dimenticata di dirvi un'altra cosa, che in questo set di pennelli cosa manca? Manca il pennello penna e il pennello da sfumatura, quindi se cercate questi tipi di pennelli in questo set qua non ci sono, mentre qua c'è il pennello penna. Cerco di farvi capire tutto. Allora, parliamo di questi pennelli. Allora, sicuramente vale il prezzo che costa questo set. Allora, questo set qua costa 35 euro e non è tantissimo per la qualità dei pennelli che vi arrivano a casa. Allora, questo pennello qui è esattamente della stessa qualità, non so se l'avete mai visto, dei pennelli che ha la Sephora, quelli che costano di più di tutti, bianchi appunto. È esattamente alla stessa qualità, morbidissimo, è veramente morbidissimo ed è compattissimo. Prende il prodotto che è una meraviglia questo, fidatevi. Hanno tutti il manico bianco, vedete, marchiato Zoeva, come tutti d'altronde. Devo dire che questo set è molto elegante, rispetto agli altri è molto più elegante, però ovviamente costa di più e si hanno, diciamo, meno pennelli. Però di qualità superiore, sicuramente sono di qualità superiore. Questo qui è quello più piccolino, può essere utilizzato da blush, vedete quanto è piccolino? Tin, 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 tin. Sì? Mi sto un po' dilungando ragazze, scusatemi, però volevo farvi una review Zoeva degna di essere chiamata così. Poi si è il pennello da fondotinta, quindi ce n'ho 2000 di questi pennelli. E poi si ha i classici pennelli da ombretto, come sapete oramai questi qui sono i peli di martora, questi qui sono praticamente, come posso dirvi, sono più precisi rispetto agli altri, cioè sono tagliati più precisamente, con più attenzione forse, ecco. E poi si hanno i pennelli ad esempio da correttore, vedete, questi qui non so, è un sintetico, sì è un sintetico mi sa, e sono buoni, sinceramente sono buoni, però quelli che mi hanno stupito di più ovviamente sono quelli grandi. E poi si ha il pennellino a ventaglio, vedete, questo è molto buono rispetto a tanti altri pennelli a ventaglio, questo è veramente buono.
E questo è il set. Ovviamente anche qua non avete il pennello penna, ma avete il pennello. Anzi, a dire la verità, questo è un misto tra i due. Questo qui è un pennello penna, ma anche da sfumatura comunque, perché è molto morbido. Questa, secondo me, è il pennello più buono di tutti, perché può fare sia una cosa che l'altra. E mi sto trovando molto bene con questo qua. Molto molto bene. Tidin. Ok. E questi sono i set di pennelli che ho acquistato io, ed è per questo che ho potuto aprirveli e farveli vedere. Spero che adesso abbiate le idee un po' più chiare su quale set dover acquistare. Allora, se io vi devo dare un consiglio, dipende. Allora, vi dico quello che penso io. Penso che se una persona è alle prime armi e deve scegliere un set di pennelli, io vi consiglio questo. Perché ci sono i pennelli in peli di martora, sono più facili da gestire e anche se non si ha un pennello penna che vi e un pennello da sfumatura che vi consiglio di comprare a parte, avete una buona scelta e un buon livello di pennelli. Sicuramente questo è quello che vi consiglio io se siete all'inizio. Se invece avete già dei pennelli e comunque volete aumentare la vostra collezione, io vi consiglio quest'altro. Perché è veramente buono, 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 buono. I pennelli che ci sono dentro, soprattutto quelli grossi, come ho detto, sono veramente di ottima qualità. Però anche il pennello bianco che è qua dentro non è per niente male. Questo sì, è buono, però sono dell'idea che per gestire questi pennelli occorre un po' più manualità rispetto agli altri. Quindi questa è la mia idea. Un'altra piccola review sul pennellino di Zoeva sempre. Numero, aspettate, 228, che è il pennello da sfumatura. L'ho comprato a parte e praticamente è il classico pennello da sfumatura, molto morbido. L'unica cosa è che è un po' grande, sinceramente. Non so, forse è un po' troppo grande per me. Boh, beh, comunque è morbido, non c'è malaccio. Ecco. E va bene ragazze, niente, questa è stata la mia review riguardo ai set di pennelli. So che è stata molto lunga, però spero di avervi dato una mano. Adesso mi metterò a fare la review sulle palette. Vi mando un bacione e ci sentiamo presto. Ciao! Ciao!